Presidente Dozzo, il Premier Mario Monti oggi ha ammesso in qualche modo che siamo in recessione, eppure solo l'altro giorno aveva detto che l'anno prossimo sicuramente la nostra economia sarebbe andata meglio. Qual è la verità? Beh, meno male che anche il presidente Monti si sia accorto che siamo in recessione, ma non è solamente da oggi, ormai da parecchi mesi che siamo in recessione. Sono diminuiti i consumi, è aumentata la disoccupazione, c'è sempre meno potere di acquisto da parte delle famiglie, quindi siamo in netta recessione. E che Monti adesso ci venga a dire tutto questo vuol dire che il suo governo ha fallito, questo è il dato di fatto. Però lui ha anche detto che è normale che in una prima fase di crisi economica si stia peggio e solo dopo si potrebbe stare meglio. Secondo lei, da economista è un discorso che regge oppure no? Beh, mi sembra più un discorso da filosofo che da economista, quindi abbiamo molti filosofi ultimamente. Io dico che è da tempo che siamo in queste condizioni e da 11 mesi che il governo dovrebbe fare un decreto, una proposta di legge sul rilancio dell'economia e non abbiamo visto nulla. Quindi che adesso Monti ci venga a dire queste cose vuol dire che veramente è alla frutta, vuol dire veramente che non ha più nessuna soluzione da porre, l'unica soluzione è quella di dimettersi. Qual è la proposta, le proposte concrete della Lega sul fronte economico? Ma sul fronte economico ha detto innanzitutto che bisogna aprire i cordoni della borsa, le banche non devono più investire in titoli di Stato, ma devono dare credito alle aziende. Anche oggi c'è il CGA di Mestre che ha dato un numero impressionante di aziende che dovrebbero chiudere purtroppo per mancanza di credito. Quindi noi abbiamo fatto la proposta di come serrare quelle banche che prendono i fondi dall'Unione Europea e non danno i soldi alle imprese e alle famiglie. Bisogna fare questo. Poi c'è la busta paga più pesante. Bene, allora facciamo un gesto veramente di coraggio, togliamo i sussidi di imposta ai dipendenti e quindi vedremo, da una parte ci sarà anche un'ottima lotta all'evasione e dall'altra parte avremo una busta più pesante di dipendenti lavoratori e quindi un maggior potere d'acquisto. Oggi in Commissione Finanze il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, diceva però che in Italia si fanno troppe detrazioni. Secondo lei com'è invece la situazione? Bisogna vedere a chi si fanno le detrazioni, innanzitutto. Non mi sembra che agli operai e a coloro che pigliano 1.200 euro al mese di stipendio fisso ci siano detrazioni, quindi occorre dare una mano a queste persone, che sono le persone che stanno peggio. Il ministro Fornero invece, secondo lei, come si sta comportando rispetto alla situazione occupazionale e rispetto alla situazione dei lavoratori? Guardi, il ministro Fornero, lei sa benissimo che noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia, abbiamo votato la sfiducia qui in aula alla Camera. Per quanto riguarda, poi c'è una questione importante e noi l'abbiamo messa all'ultimo, alla capigruppo della settimana scorsa. Volevamo che all'ultima settimana di questo mese, di settembre, si portasse in aula il provvedimento sugli esodati e quello appunto di dare la possibilità, in quello stesso provvedimento, di dare la possibilità a coloro che hanno avuto 58 anni di anzianità e appunto 40 anni di anzianità lavorativa di poter andare in pensione. E purtroppo il PDL si è messo di traverso e non c'è stato verso di smuoverlo e quindi ci troviamo ancora ad avere, per esempio, all'ultima settimana di questo mese, all'ordine del giorno dei lavori della Camera, un provvedimento sulla così amnistia mascherata, cioè vogliono rimettere dei delinquenti, fare il famoso svuota carceri e dall'altra parte non affrontare la questione dei soldati, che sono 400.000 persone che in questo momento sono veramente messe male. In sintesi e in conclusione, quindi, alla riapertura delle Camere, quindi con la ripresa dei lavori, qual è la sua previsione per quest'autunno? Ma sarà senz'altro un autunno caldo, anche perché da parte del governo non c'è nessuna iniziativa per quanto riguarda il rilancio dell'economia. Quindi prevedo purtroppo altre chiuse di fabbrica e altri licenziamenti. Se queste sono le soluzioni che un governo tecnico che avrebbe dovuto portare al di fuori della crisi questo paese e si ritrova in queste situazioni, una recessione ancora più forte e con disoccupazione maggiore, allora ben venga un governo politico.